Benvenuti, benvenuti amici a questo appuntamento con Paradiso Napoli. Allora, sereno, sono assolutamente sereno. Innanzitutto, c'è anche un commento inerente alla partita del col Catania di Andrea a Andrew Potter 89 che dice: partita del Napoli fortunatamente vinta, se l'avessimo persa ora saremmo in una brutta situazione vista la rimonta dell'Inter. Mi è piaciuto questo video specie per il fatto dei ladri, no? Che feci, concordo pienamente con te, grande Antonio Paradiso. Ciao Paradiso, grazie, grazie di cuore Andrea. Ora, innanzitutto una cosa molto importante. Io avevo detto che per marzo, dopo la partita comunque col Milan, io vedevo la classifica, notavo dove stavamo e definitivamente stabilivo dove il Napoli poteva arrivare. Io pensavo fino a ieri all'Europa League, nonostante questa sconfitta, ufficializzo il mio sogno Champions, che sia secondo o terzo, che è indifferente, o quarto e preliminari, non importa, molto meglio ovviamente di secondo o terzo, però Champions, quindi tra preliminari e terzo posto o secondo posto. Allora, un fuorigioco al Milan nel primo tempo che non c'era, millimetrico. Due nel Napoli con Cavani 1 su 1 colossale su una grande opportunità. Rigore su Cavani non c'era. Nel fuorigioco, tra l'altro, non si deve nemmeno fischiare. Vabbè, Rosso Pato poteva esserci nel primo tempo. Qua contro i miei sembrano. Sono talmente disattenti che sembrano. Sono sempre rincoglioniti. Però, a parte il gioco di parole. Rosso per Pato per spingere su una ronica dovuta ad una reazione poteva starci nel primo tempo. E il rigore forse non c'era, ma là qualsiasi arbitro forse l'avrebbe dato, l'avrebbe concesso perché forse l'avrebbe toccato a Pato, ma insomma, alzato in braccio a Ronica e quindi va benissimo così. Partita bruttissima, Gargano inguardabile, infatti per l'ennesima volta, più sbaglia Gargano e più Mazzarri lo mette. Partita veramente brutta, forse c'era troppa paura, non siamo veramente immaturi, noi dovevamo andare lì senza paura e invece abbiamo subito tre gol. Partita brutta, Milan merita, stramerita e ha strameritato, strameritato, strameritato di vincere quella partita e io applaudo anche Pato che ha fatto un gol pazzesco, bellissimo. Come applaudo un portiere ancora meglio di Giulio Cesar questa sera che è De Santis, forse il numero uno al mondo, tra i numeri uno al mondo, ha fatto tre parate sensazionali che anche Caressa su Sky insomma, si è veramente gasato sulle tre parate di De Santis. Uno ha detto pure che quando ha parato all'indietro ha detto pure che lì solo Buffon quando stava a Parma ci riuscì. E che dire, veramente ripeto, complimenti al Milan e niente, quindi ora noi badiamo avanti, guardiamo avanti e bisogna essere sportivi. Per approfondimenti sulla Serie A, Serie B, calcio italiano e destro, interviste esclusive e tanto altro ancora, visitate www.golmania.it. In onore del gemellaggio invito ad iscrivervi a partecipare al gruppo su Facebook Napoli. Non stop, Paradiso Napoli finisce qui, prossimo appuntamento nel post partita di Napoli-Brescia. Vedete, io sono proprio sereno e tranquillo, abbiamo fatto godere l'Italia, ma la domenica noi riscriveremo l'ennesima pagina, bella pagina del nostro personalissimo calcio italiano. Ritorneremo, dobbiamo ritornare alla vittoria senza la Vezzi, forse oggi sarebbe finito ugualmente, forse no, perché anche Mascherano era inguardabile, Cavani senza la Vezzi non è il solito Cavani, anche non è che gli davano chissà quante palle. Però sicuramente ora ritorneremo perché il nostro obiettivo non è lo scudetto. Secondo o terzo posto fa poca differenza. Per me è uno scudetto arrivare in Champions. Ora ci credo per davvero. Da domenica continua la nostra straordinaria favola azzurra. E quindi, caro Napoli, go!